Allora, cosa stai lavorando in questo periodo? Per i numerosi fan che ti stanno ascoltando via radio, siamo un po' curiosi, c'è qualcosa che sta bollendo in pentola, qualche nuovo progetto musicale? Io sono un grande cuoco nei momenti morti, ma non li chiamerei, nei momenti diversi della mia esistenza. Sì. Infatti è una tenuta, un ristorante, una cosa del genere, tutto, se non sì, sbaglio. Beh, fatto ma anche belle il vino, ho saputo, ho sentito dentro qualche sì, parte. Fa parte assaggiarlo un po'. Una delle grandi passioni è il vino. E dove c'è passione c'è sicuramente, Albano? No, c'è sicuramente vita, no? Indipendentemente che ci sia Albano, Antonio o Teo, lui. Dove c'è passione è bello, perché capisce che c'è poesia intorno alla passione, c'è il sacrificio intorno alla passione, c'è la voglia di fare, la voglia di abbellire, di migliorare quando c'è passione. Senti, a proposito di vino, io so che tu hai lanciato un marchio che insomma è legato anche alla figura di tuo padre, Don Carmelo. Sì, sì, tutto nacque per una scommessa, tutto nacque per una promessa, e questa promessa l'ho voluta mantenere a tutti i costi, e grazie a Dio è stato anche possibile, perché quello che avevo previsto da ragazzino, il sogno che mi ero prefisso da ragazzino, si è avverato, e insieme al sogno si sono avverati poi tanti altri sogni. Sì, tu da Cellino a un certo punto sei emigrato, sei andato al nord. Sì, sì. Hai fatto tanti lavori. Sai che non ero il solo. Quanta gente, io penso sempre a quel treno che partiva sempre pieno di gente e ritornava vuoto per riempire e portare via. Vai via, sì. Quello è stato il grande male, secondo me, dell'emigrazione, perché si impoveriva un terreno, si impoveriva una cultura, si impoverivano delle tradizioni. Tu hai fatto anche il metalmeccanico. Ho fatto il metalmeccanico, ho fatto il manovale, ho fatto il contadino, ho fatto lo studente fino al secondo magistrale. Posso dire. Ha fatto l'attore poi. Ha fatto anche l'attore, non so con quali risultati, ma devo dire che alla fine avevo anche imparato. Avevo imparato anche bene. Senti, quando è stato il momento della svolta, quando hai capito, ok, adesso si comincia a fare sul serio? Ma io ho sempre preso la vita sul serio, non ho mai avuto un momento in cui dico, mo mi diverto, non esiste, non... mi sono divertito solo una volta e profondamente anche, quando ho fatto l'Isola dei Famosi, ecco. Mi sono veramente divertito. Sai che io a un certo punto temevamo, che al bar adesso ti vedevo un po' stressato, stanchissimo, anche perché lì insomma... No, perché stavo vivendo un momento che avevo già vissuto quando avevo 13, 14, 15 anni. Facevo esattamente quello che poi ho fatto, mi sono ritrovato a fare sull'isola. Senti, tu sei impegnato a 360 gradi nella musica, vieni da una famiglia di agricoltori, quindi sei anche con le mani ancora nella terra. Sì, sì. Quindi sei un uomo che non si risparmia mai. Come lei mi prima. Sta guardando le unghie. Sì, quindi cioè, insomma, sei una persona che non si risparmia mai, insomma, le tue energie sono inesauribili, questa è una cosa che ti fa esauribili, no? Una buona energia me lo fanno notare più gli altri, perché da ragazzino ho sempre fatto così, quindi per me è naturale essere in questa maniera, non potrei essere diversamente, non potrei essere. Senti, tra le canzoni che hai cantato, qual è quella che porti con gioia nel cuore? Noi ne, perlomeno io, sempre mia madre, le porto, no? Veramente le porto tutte, ne ho incise 400 e devo dire che siccome ogni canzone rappresenta una pagina della mia esistenza, in questo caso scritta e cantata, io voglio bene a tutte quante con la stessa emozione, con la stessa carica, con la cosa bella che sera per sera io cambio sempre qualcosa, nel senso che è la maniera di eseguire. Non so se senti più echi, se senti meno echi, se senti più forti certi strumenti, o se il locale è al chiuso, se il locale... Quindi c'è sempre questa diversità, e a questo tipo di diversità aggiungo la diversità vocale o il gioco degli esercizi, sì, vocali, chiamiamoli esercizi vocali. Lo studio è sempre importante. È indispensabile, sì. Albano, cosa ti emoziona? Ma ancora mi emoziona un tramonto, mi emoziona un'alba, mi emoziona il sorriso di un bambino, mi emoziona un giovane che prende un vecchio per trasportarlo da una parte all'altra della strada, mi emoziona l'inno d'Italia, mi emoziona tantissime cose. E questa è una grandissima cosa. Senti Albano, l'amore è sempre amore, tu canti l'amore sempre nelle tue canzoni. Non sempre l'amore, oddio, l'amore non soltanto in una facciata che è quello strettamente legato al rapporto uomo-donna. Io canto l'amore per la società, canto la mia rabbia ma sempre travestita d'amore, canto tutto quello che mi colpisce, che è sicuramente un atto d'amore, perché se non hai amore poi non riesci a fare quelle cose. Da dove prendi ispirazione per le tue Dalla canzoni? Dalla vita.
Senti, e invece con tuo figlio Iari, so che ha scritto anche lui una canzone insieme a Renato Zero. Ha scritto un sacco di canzoni, secondo me lo frega sempre la timidezza. Io sono riuscito a uccidere la timidezza in qualche modo. Lui invece ancora deve passare quella fase. Cosa gli dici per incoraggiarlo? Non dico niente, perché è talmente maturo che a volte forse mi sintonizzo su di lui per diventare altrettanto maturo anch'io. Ah, ecco, questo si parla sempre dei... Abbiamo avuto due culture ovviamente molto diverse. Certo. E i risultati sono quelli. Certo. Un'ultima domanda, io vorrei sapere, tra tante cose importanti, emozionanti, forti che hai fatto nella tua vita, c'è qualcosa che ancora non hai realizzato pienamente? Io devo realizzare un film per mia madre, perché è una figura mitica, storica, e non lo dico perché si tratta di mia madre, lo dico perché faccio studio di una donna che ha passato tutto quello che ha passato, sempre col sorriso sulle labbra e sempre con la voglia di svegliarsi ogni mattina e avere la positività nella mente per riuscire a fare ancora quello che continua a fare. E per me è stupefacente questo. Tua mamma praticamente è la tua forza, la tua musa ispiratrice. Non è la mia musa ispiratrice, però molte canzoni sono dedicate anche a lei. Ti è mai capitato di pensare un attimo di sconforto, mollo tutto, lascio stare tutto, me ne torno a Cellino, faccio l'agricoltore? No, perché amo troppo questo mestiere per pensare o per permettermi il lusso di pensare di avere un pensiero del genere. Lo amo troppo e veramente con tanta intensità. Senti, ti stai preparando per un altro Sanremo? Mi stanno già chiamando, due o tre proposte le ho avute. Normalmente io faccio un anno sì e tre no. Addirittura c'è stato un periodo di 8 anni senza andarci. Ma ti vedremo duettare con Iari qualche volta? Non credo, no. Come mai? A me piacerebbe, solo che conosco lui e, e la risposta è che no. E la condivido in parte, perché i figli devono imparare a camminare da soli. Certo, come io ho fatto. E tu da padre, giustamente, sei lì presente come ombra, vai con i tuoi ma piedi. Ma anche perché siamo due mondi diversi, poi musicalmente parlando. Lui ha avuto una cultura musicale totalmente all'opposto della mia, quindi c'è un grande rispetto tra i due. A volte per sfottermi chiama: "Ehi maestro, ehi maestro", lo fa per sfottere, ma mica tanto. Senti, cosa pensi della musica italiana di questi tempi, questi periodi? Esiste? Lo sapevo, bella che, risposta, lo sapevo che dicevi questo. Cosa c'è che non va? Forse troppo inflazionata, troppi talenti. Si è persa la matrice italiana. Tranne Boccelli, mi chiedo che cosa c'è più di italiano. Cioè, si cantano delle canzoni in italiano, ma musicalmente d'italiano che cosa è rimasto? Senti, forse semplicemente si può dire che è evoluzione. Se dovessi dare un consiglio a chi vuole fare il cantante, a chi ti ammira, chi vuole intraprendere la tua strada, cosa diresti? Dico occhi aperti e antenne sempre vigili, perché non è un mestiere facile e il successo è quasi come quello che ha vinto oggi l'Enalottoli, cos'era? Sì, il Super Enalottoli. Una cosa di questo genere. 148 milioni di euro. Su 100.000. Cioè, Adriano, come si chiama? Gianni cantava uno su 1.000, secondo me uno su 100.000. Senti, cosa c'è, ci farei? Troppa pirateria, ci sono, sì, vabbè, troppi pirati, vabbè. C'è troppa mamma. Poi troppi gridanti che si spacciano per cantanti, se vogliamo, alla fine. È il gusto del pubblico che va capito. Senti, tantissima gente questa sera, cosa ci farei ascoltare sul palco? Sai che ancora non lo so, adesso vado e stilo il programma, siccome ci sono 400 canzoni incise, ne sceglieremo. Guarda, io credo che devo cantare mezz'ora, vediamo. Io credo che Nel Sole te la richiederanno tranquillamente. Se tu avrai le antenne accese vedrai che Nel Sole ti farò stasera. Io l'ultima domanda e poi ti lascio andare, l'ho fatto un attimino a tutti gli artisti presenti questa sera sullo Stargate con noi. Hai vissuto sicuramente cose molto intense e importanti che ti hanno lasciato sicuramente tanta emozione. Vorrei sapere la differenza tra quelle altre emozioni e quella che stai vivendo in questo momento, in questo contesto così mistico, questa sera, ad essere qui in onore di Mamma Natuzza. Io traduco tutta la mia vita in misticismo e non è un'esagerazione. In tutte le cose che faccio penso prima allo spirito e poi ovviamente alla materia che esiste, non si può negarlo. Quindi finché ci sono questo tipo di manifestazioni o anche questo non tipo di manifestazioni, l'importante è non dimenticare mai mamma anima. Bene Albano, buonasera. Grazie Albano e in bocca al lupo per la vita. Dio benedica tutti.